gli entusiasmi che la resistenza del Roero e un po' di tutto l'Albese conoscono nella primavera del 1944 vengono bruscamente interrotti da quella che è una tragicissima estate, quella del 1944. Una serie di episodi di sconcertante durezza, di ferocia addirittura inaudita, fanno piombare, diciamo, la resistenza del Roero in un momento, fanno conoscere la resistenza del Roero in un momento di grave sconforto, ecco. Si comincia da Somariva Perno, che abbiamo visto sede della banda, della rumorosa ed esuberante banda di Marco Lamberti. A 30 giugno su Somariva si scatena la rappresaglia nazifascista che incute terrore su tutta quanta la popolazione. L'episodio si collega anche ad un'azione della 23esima, di quella che diventerà la 23esima Brigata Canale, del gruppo di Canale, in quanto i nazifascisti di ritorno da Somariva vengono intercettati proprio da una banda che proveniva da Montai, quindi degli uomini del gruppo Canale, viene intercettata nella zona dei Cunoni e subisce un attacco, subisce delle perdite e si teme, in Somariva si temono nuovamente delle rappresaglie. Rappresaglie che sul paese di Somariva dureranno, incuteranno per tutto luglio, facendo cadere il paese sotto una cappa pesantissima, con la minaccia di essere messo a ferro e fuoco dai nazifascisti. Moltissimi altri episodi danno l'idea di cosa è stata l'estate del 1944 per il Roero. Basti citare che il 21 luglio, è tragedia per Ceresole, 9 giovani vengono impiccati ai balconi della strada centrale. Si tratta di un episodio di violenza inaudita. Qui in questo caso si tratta di 9 giovani catturati durante un'azione di rastrellamento e c'è da segnalare che né in Ceresole né nei dintorni, nei giorni precedenti il 21 luglio, non si era verificato alcun episodio di particolare gravità nei confronti dei nazifascisti. Il 17 agosto, terribile, dai testimoni dell'epoca viene addirittura descritto come spaventoso rastrellamento, viene effettuato nella zona di Cisterna. Il 18 agosto poi avviene un fatto veramente grave per la resistenza del Roero. Vengono catturati il comandante Leonardo Cocito, Pietro Chiodi, Marco Lamberti e alcuni loro compagni, vengono catturati nei pressi di Pocapaglia, diciamo così, a conclusione di un momento di incertezza della resistenza, che la resistenza del Roero conosce e che va sotto il nome storicamente definito come il periodo della tregua albese. Si tratta di un episodio ancora in gran parte oscuro, che vede protagonista proprio quel Marco Lamberti, che abbiamo definito come uno dei più intraprendenti, dei più esuberanti patrioti e partigiani del Roero, il quale cede, diciamo così, alle tentazioni e all'illusione di poter creare nella zona del Roero una tregua, una zona franca quasi, e di tirare dalla parte della resistenza anche il nemico, anche i fascisti. Chiaramente, in conseguenza di questo fatto, collegato a questo fatto e chiaramente con l'inganno, Marco Lamberti e i suoi compagni vengono catturati alle porte di Pocapaglia e alcuni di questi saranno impiccati il 7 settembre a Carignano. Soltanto Pietro Chiodi non sarà impiccato, ma per lui si apriranno le porte dei campi di concentramento, dove passerà lunghi mesi di prigionia. Subito dopo la cattura di Marco Lamberti si scatenano altri rastrellamenti durissimi in tutta la zona del Roero, sugli uomini, sulle bande di questi partigiani, che sono un po' disorientate chiaramente e che vengono inseguite, vengono braccate un po' dovunque. Il 28 agosto si verifica un altro episodio grave per quanto riguarda la resistenza del Roero, che dà veramente l'idea di che cos'è stato questo periodo.
ed un episodio anche per altri versi significativo, e cioè la fucilazione di Don Demetrio Castelli, che avviene all'interno della tenuta reale di Pollenzo, in conseguenza di un'azione, diciamo così, di guerriglia partigiana che si era verificata qualche giorno prima nella zona di Roddi. L'episodio di Don Demetrio Castelli permette anche di collegare il discorso al ruolo importante che i parroci di campagna hanno avuto all'interno della resistenza, sia come attività di collegamento, di mediazione per lo scambio di prigionieri, ma anche proprio come sostegno ai partigiani. Infatti il clero di campagna, per cultura e per mestiere se vogliamo, era molto vicino ai parrocchiani e quindi era sempre schierato, diciamo, dalla parte della resistenza. Significativo di questo periodo, di quest'estate, è anche il fatto che diciamo così, le forme della religiosità popolare riacquistano espressioni, riacquistano forme, diciamo così, tradizionali, antiche. E poi in tutti i paesi, per esempio, si formulano dei voti ai protettori divini, promettendo il rendimento di grazie per l'incolumità del paese qualche opera importante. A Cornigliano, per esempio, si promette la costruzione di un ricovero per i pellegrini al santuario del Castellero. A Ceresole addirittura si promette di cambiare i costumi sociali, promettendo di non più giocare la domenica al pallone, diciamo, intorno ai muri della chiesa.